Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo un argomento molto interessante, molto veloce. Noi abbiamo scaricato un file .dxf, è una parte, diciamo, della città di Perugia, la planimetria, e vogliamo aggiungere un campo, cioè noi vogliamo vedere ad esempio quali sono le entità superiori ai 1500 metri quadri. Noi abbiamo scaricato questo file .dxf da questo, vedete, sito qua, da UmbriaGeo, e vedete che loro ci dicono che il sistema di riferimento è PSG 3004. Allora, noi che cosa facciamo con QGIS? Molto velocemente andiamo nel menu layer, facciamo aggiungi layer ed è un vettore di XF, poi noi lo convertiremo nello shapefile SHP. Facciamo aggiungi vettore. Clicchiamo nel pulsantino dei tre pallini ed andiamo appunto nella nostra scrivania e segnaliamo il perugia.dxf e facciamo apri. Adesso vedete, noi possiamo fare il tasto aggiungi e lui ci darà un messaggio. Lui non individua il sistema di riferimento. Noi abbiamo visto nel sito web che ci segnalavano che è il 3004. Allora, in QGIS, in questo campo ricerca dove c'è la lente, è sufficiente scrivere 3004. Vedete, lui ce lo segnala, noi lo inseriamo, è il famosissimo Monte Mario. Vedete qual è la zona di riferimento? È l'area dell'Italia, diciamo centro-sud, diciamo così. Facciamo ok. E adesso attendiamo che lui individua molte entità. Noi facciamo soltanto quella poligonale per sapere i palazzi e le aree. Non facciamo i vettori, diciamo, puntiformi, non facciamo i vettori a forma, diciamo, di linea. Facciamo i poligoni e facciamo ok. Ancora una volta lui forse ci chiederà, vedete sempre il riferimento del sistema di riferimento, 3004, e facciamo ok. A questo punto noi lo vediamo comparire il nuovo layer, che è un layer vettoriale. Vedete, questi sono i palazzi, questi sono i vari parchi, e è stato messo all'interno del pannello dei layer chiamato Perugia Entities, perché noi abbiamo selezionato solo le entities, le entità poligonali. Ma facciamo così, vediamo. Tentiamo di capire, vedete qui c'è scritto PSG 3004, se veramente è stato correttamente georeferenziato. Andiamo all'interno del menu Detail e doppio clicchiamo OpenStreetMap soltanto per aggiungere, diciamo, una mappa per capire se ci ha preso. Prendiamo questo layer, lo trasciniamo sotto per far apparire e vediamo che ad occhio non riusciamo a capire che, per esempio, si sono, no, i palazzi allineati lungo le strade. Vediamo, se noi deselezioniamo, si può capire che c'è una corrispondenza. Vedete, ad esempio, qua, se noi deselezioniamo il nostro layer di XF, c'è una corrispondente con OpenStreetMap. Questa è via Eugubina, cioè la via che porta dal centro di Perugia verso Gubbio. Quindi significa che è stato correttamente georeferenziato grazie a quello che abbiamo fatto nell'apertura del file. Allora, a questo punto, se noi per esempio prendiamo questo tasto qua, vedete le informazioni degli elementi, e clicchiamo questo qua, questo poligono, vedete che ci si apre il pannellino e ci dice quali sono i campi. Questi sono i campi che sono stati messi dalla persona che ha creato questa entità vettoriale. Però vediamo i metri quadri, per esempio, lo mette all'interno di un menu che viene chiamato derivato. Vedete che ci sono i metri quadri, no? Qui dice che sono 3.900 metri quadri, questa entità che abbiamo selezionato, però non fa parte proprio dei campi. Allora, quello che dobbiamo fare è convertire questo DXF in uno shapefile. Facciamo tasto destro sopra questa nuova entità che abbiamo fatto e facciamo esporta, salva elementi come. Vedete che qui noi lo salviamo come un ESRI shapefile, cioè .shp, e andiamo a decidere dove. Andiamo sempre nella scrivania e noi lo chiamiamo Perugia, tanto cambierà le tre letterine dopo il puntolino, quindi lo chiamerà SHP. E poi vedete, aggiungi file salvato sulla mappa e seleziona tutti i campi. Se noi volessimo, per esempio, deselezionare dei campi perché non ci interessano i campi della tabella attributi, potremmo farlo qua e facciamo ok. A questo punto attendiamo un attimo ed ecco, vediamo che viene creato con un altro colore. Allora, qui possiamo deselezionare Perugia Entities, che era il DXF, e lo facciamo, o lo deselezioniamo, facciamo direttamente il rimuovi layer, e vediamo che in marrone è venuto un nuovo layer vettoriale che è identico a quello precedente. Se noi vediamo le caratteristiche, possiamo vederle nel tab informazioni. Vedete, dice che è stato riproiettato al volo in 3004, in cui adesso noi possiamo, diciamo, modificare,
la tabella attributi. Tant'è vero, se noi adesso facciamo tasto destro e facciamo apri tabella attributi, vedete, questi sono i famosi campi, no? Ma noi vogliamo aggiungere un campo che è il campo area. Vedete che non c'è il campo area, anche se viene calcolato indirettamente da QGIS. Come si fa? Si clicca su questo, apri il calcolatore dei campi che sembra un pochino un pallottoliere, lo clicchiamo e vedete che viene automaticamente messo il segno di spunta su crea nuovo campo, che non è un campo virtuale, è un campo vero e proprio, perché con il vettore SHP lo possiamo fare. Il campo in uscita lo chiamiamo area e poi ci mettiamo un numero intero e la lunghezza 10. Queste cose qui le possiamo lasciare anche stare. E che caratteristica avrà questo campo? Semplicemente noi andiamo qui nel menu geometrie e selezioniamo area, quella che ha il dollaro, doppio clicchiamo. A questo punto possiamo fare ok, attendiamo un attimo, e vedete che è stato aggiunto un altro campo area, che sono in metri quadri. Vedete, questa entità qua è 1022 metri quadri, che finalmente abbiamo e possiamo interrogare direttamente. Tant'è vero, se noi chiudiamo la tabella attributi, no? E adesso per esempio sempre con il tasto questo delle informazioni selezioniamo questa entità qua, vedete che adesso ce lo dice direttamente che i metri quadri sono 3.932. Se andiamo in quello calcolato, praticamente la cartesiana è identica, vedete, 3.932 metri quadri. Adesso, siccome dopo la conversione da DXF a SHP abbiamo aggiunto un nuovo campo nella tabella attributi, noi questo campo lo possiamo interrogare. Finalmente possiamo fare tasto destro, apri tabella attributi, possiamo andare nel tastino delle espressioni. E finalmente noi adesso lo troveremo all'interno, vedete, della casellina discesa campi e valori, prima non c'era, e possiamo fare laddove area, cerchiamo un operatore, sia ad esempio superiore, diciamo superiore a 1500. Adesso possiamo fare selezione elementi. Chiudi e vediamo se ce l'ha selezionato graficamente. Possiamo anche dirgli con questo tastino qua, ce li porti tutti in cima, vediamo se ce li fa. Questo tastino, vedi, sposta la selezione in cima, vedete? Sono selezionati, facciamo chiudi e vedete che adesso, se noi facciamo uno zoom, finalmente abbiamo selezionato tutti gli elementi che sono al di sopra dei 1500 metri quadri. Vedete questi qua? No, facciamo così, facciamo la prova, selezioniamo, vedete che questo è 396, non va bene, mentre questo qua è 1560, quindi è di 60 metri quadri al di sopra della nostra selezione. Finalmente l'abbiamo potuto selezionare, quindi abbiamo convertito un file DXF in SHP, poi abbiamo aggiunto un campo con il tastino pallottoliere e poi abbiamo fatto un'espressione, abbiamo detto selezionami all'interno del nostro layer tutte quelle entità laddove l'area sia superiore ai 1500 metri quadri. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.